Salve a tutti amici e benvenuti. Se il video che state guardando dovesse piacervi e portarvi a conoscenza di qualcosa di nuovo e che riterrete interessante, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché tra i miei iscritti io voglio te. Bene, poco più di una settimana fa, nel video che trovate sul canale intitolato Shinobi 4, lo giocheremo presto? Di cui vi lascio il link in descrizione, riflettevo insieme a voi circa le recenti affermazioni di Shuji Uzumi, il Chief Operating Officer della SIGA, il quale affermò che l'azienda per la quale lavora stava pensando di far rivivere, oltre a Sonic, anche altre IP classiche. Da notizia recentissima ho appreso che effettivamente un nuovo gioco dedicato al grande Joe Musashi, il protagonista di Shinobi, è in lavorazione, insieme ad un nuovo episodio di Jet Set Radio, Golden Axe, Crazy Taxi e Streets of Rage. Dato che al momento, tra questi, il gioco che maggiormente mi incuriosisce è quello dedicato al grande ninja bianco della leggenda, ve ne mostrerò alcune immagini, cercando di dedurre alcune cose insieme a voi. Esaminando questa immagine, cosa notate? Il nostro Musashi può utilizzare una spada. Anche nei precedenti capitoli poteva farlo, ma solo se il suo avversario si trovava a distanza molto ravvicinata, oppure, come faceva nel secondo capitolo della serie, dopo una rincorsa. Qui invece sembra proprio che la sua spada avrà un tasto dedicato. Da quest'altra immagine notiamo che i colpi di spada non saranno dei singoli colpi, ma si potranno effettuare delle piccole combo, che in questo caso termina con un bel calcio volante che scaraventa l'avversario a terra. Anche nei precedenti capitoli il nostro Musashi poteva sferrare i calci sotto forma di sgambetti, ma solo se molto vicino all'avversario. Non sappiamo se anche i calci avranno un tasto dedicato, ma la cosa non è da escludere. In tal caso, forse si potranno realizzare delle mini combo alternando colpi di spada e calci, ma questa è solo una supposizione. Da queste altre immagini notiamo che il gioco includerà anche le sezioni a scorrimento laterale, presenti nel secondo capitolo della serie, ma a differenza di quest'ultimo, non cavalcheremo un equino, bensì quello che sembrerebbe una divinità avente le sembianze di un lupo. Notate la creatura gigante che si vede chiaramente sullo sfondo. Davvero inquietante. Chi sarà? Quel che è certo è che non ha buone intenzioni e che darà molto filo da torcere al nostro caro ninja bianco. Osservando queste altre immagini, notiamo che probabilmente anche in questo nuovo capitolo, oltre ai boss di fine livello, bisognerà affrontare dei mini boss a metà livello. Lo si può dedurre dal fatto che il samurai nella foto è identico al mini boss che era possibile affrontare nel secondo capitolo della saga. Inoltre, osservando i due shuriken lanciati dal caro Joe, notiamo che, differentemente dai precedenti capitoli della serie, ove era possibile lanciarne solo uno per volta, qui è possibile lanciarne più di uno, anche senza effettuare il salto con la capriola, che permetteva di lanciarne 8 contemporaneamente. Da queste immagini notiamo che il nostro ninja preferito potrà utilizzare le arti magiche che gli abbiamo visto eseguire nei precedenti capitoli della serie. Non sappiamo se potrà effettuare tutte quelle che conoscevamo e se ve ne saranno di nuove. Quello che vediamo in questa foto ricorda quella che gli consentiva, tramite la scarica di un fulmine, di essere protetto da 4 colpi avversari. Da quest'altra foto notiamo che sarà possibile effettuare il doppio salto. Ricordate la capriola che Musashi faceva quando effettuava il doppio salto? Eccola qui. È facile a questo punto dedurre che sarà conservata la possibilità di lanciare 8 o forse anche più shuriken dopo un doppio salto, anche se qui non lo vediamo. Da queste altre immagini notiamo alcune sezioni di gioco in stile platform, ricalcanti quelle dei precedenti capitoli. Da
Da questa immagine notiamo che Musashi ora può aggrapparsi e scalare i muri. Anche nei precedenti capitoli poteva scalare pareti molto alte, ma saltando da una parete all'altra. Qui invece sembra proprio aderire mani e piedi alla parete e scalarla, in stile Ninja Gaiden. Bene! Queste sono le cose che è stato possibile dedurre osservando le poche immagini che ci sono state mostrate, e riflettendoci, non sono poche. Quando uscirà il gioco, vedremo quante delle seguenti deduzioni sono state corrette oppure no. Non dimenticate di dire la vostra nei commenti, di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Io nel frattempo vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.